Idrologistica Vispa, serie B2 femminile a Villa Tora di Saonara. Un impegno, quello della categoria nazionale, che richiede programmazione. Abbiamo lavorato poco, però abbiamo integrato comunque 4 persone rispetto all'anno scorso. E di fatto siamo rimasti fermi un mese, ma già da subito dopo Ferragosto abbiamo ripreso il lavoro. E è lunga perché fino a maggio 30 partite non sono uno scherzo. E praticamente ad oggi è come se avessimo cominciato il campionato dell'anno scorso, perché c'è una notevole differenza come impegno fisico. Per cui la rosa lunga, 12 persone, e c'è da lavorare. Una categoria la si può comprare acquistandone il titolo, oppure la si può guadagnare sul campo, conquistando la promozione. Una soddisfazione questa per tutto il gruppo. Sì, esatto, è stata una bella promozione quella dell'anno scorso, il gruppo è rimasto quasi lo stesso, per cui insomma stiamo facendo un campionato cercando di fare il possibile per tenere, sicuramente per tenere la categoria, e tutto quello che viene più è ben accetto. Il gruppo è bello, stiamo bene insieme, ci divertiamo, quindi insomma il campionato l'insegna prima di tutto del divertimento e dello stare bene insieme, poi tutto quello che viene in più lo portiamo a casa. Il segreto dell'Eurologistica Vispa è mischiare giocatrici abituate alla categoria con ragazze più inesperte, che possono così imparare allenandosi assieme. Una bella esperienza, importante, cioè per me è una grande soddisfazione. Ovvio che ho molto da lavorare ancora per essere insomma un buon libero, però insomma sto cercando di dare il meglio di me stessa. Le giovani si integrano benissimo in squadra e regalano entusiasmo alle compagne. Io ho compiuto 18 anni, come Francesca Curtarello, anche lei più o meno la mia stessa età. E le altre ragazze per me sono come delle mamme, tipo, perché mi insegnano veramente tutto e sono veramente, loro sono brave e insegnano e ti stimolano comunque a fare meglio ancora, e comunque c'è molto da prendere esempio sicuramente. Una squadra ben costruita e con una buona amalgama. Sentiamo qual è l'obiettivo dell'Eurologistica in questo campionato di B2. Allora, il nostro obiettivo è quello di far bene, sicuramente noi vogliamo arrivare medio-alta classifica, no, diciamo zona playoff. Io penso che la squadra ha le capacità per arrivare. Ecco, dovremmo cercare di non buttare via punti durante il campionato, di concretizzare un pochino di più e basta. Però io sicuramente ho fiducia, perché la squadra è buona, le ragazze si stanno facendo bene e quindi ci sono tutti i presupposti per far bene. I bei risultati della squadra, ma anche il grosso lavoro dei dirigenti, hanno permesso a questa B2 di contare su un grosso seguito. Abbiamo fatto degli sforzi, abbiamo investito, abbiamo fatto pubblicità per far conoscere questa pallavolo. Abbiamo cercato anche di portarla fuori dalle mura del palazzetto. Quest'estate siamo stati presenti nelle feste di piazza e del comune, e quindi stiamo ottenendo dei risultati. Cominciamo a vedere il palazzetto pieno, siamo orgogliosi. L'impegno del Vispa Volley nel territorio non può che inorgoglire l'amministrazione comunale di Saonara. Una realtà di questo tipo dà l'insegna per tutti gli sport nel comune stesso. Quindi per noi è importantissimo come amministrazione, dal sindaco Andrea Buso ai vari assessori e ai vari consiglieri.